ragazzi, ciao. Benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere oggi abbiamo un ospite sul canale, ovvero Amy. Ciao. La mia amica, ex coinquilina e ambasciatrice del brand Come Emotional. E il video di oggi sarà, credo, abbastanza divertente perché ci scambieremo i trucchi. Pericoloso anche. Molto pericoloso. E niente, direi di cominciare. Ok. Allora, tu di solito inizi dalla base o dagli occhi? Dalla base. Ok. Io ti ho preso quelli. Io non ho scelta, vero? No, una sola base. Non sapevo che ci servivano più di una. No, no, vabbè. Come sapete, io con il mio ragazzo abbiamo un brand di prodotti ecologici. Quasi tutti si fanno con il bambù e oggi abbiamo portato qua per provare con Jess i pennelli di trucco di bambù. Ninni! Allora, per il fondotinta secondo me vanno bene sia per esempio questo che questo qua, che sono tipo dei kabuki e sono piccolini. Spider-Man. Dicevo, secondo me vanno bene per il fondotinta questi pennelli perché sono tipo kabuki, quindi sono piatti. Questo qua è un po' più morbido, questo è un po' più compatto, quindi puoi scegliere uno di questi o anche questo volendo. Ma quelli usano tu, io mi ho detto che più di quelli. Okay. Sì, lo posso maneggiare bene. Vediamo il colore. Ma è un po' vuoto? No, dai. Se è vuoto mi devi aiutare a prenderne nuovi perché non so dove prenderli. Non me lo ricordavo così limpido. Ah dai, con il colore mi sa che è più azzeccato di quello che io di Mix, che è molto più scuro. Com'è il colore? Bene, no? Molto chiaro? Forse un po'. Va bene, adesso le mischiamo con l'altro. Devo dire che come texture sono simili, questo di Mix e questo di L'Oreal, secondo me. Sì. Io che non sono brava, questo almeno è facile da usare. È vero. Non ti macchiare i vestiti, ti prego. Mi pare che sia buono. Il prossimo video sarà un video in cui tu mi dirai in spagnolo come toccarmi e devo cercare di capirlo. Tu? Sì. Divertente. Per chi non lo sa... Like per questa idea. Per chi non lo sa, io non sono nativa di qua. Sono argentina e per quello la mia madrelingua è spagnolo. Comunque, da quando abitiamo insieme ho imparato un po'. Allora, lo capisco. Lo capisco quando tipo mi spuntano video a caso in spagnolo. Io lo capisco. Dico, no. Perché faccio? Come faccio a capirlo? Però poi se devo dire ciao, hola, basta. Come stas? Basta. Allora, come correttore, tu cos'hai? Questo. Ok. Che non è un correttore. Che non è un correttore, esatto. Esattamente una cipria pressata che sembra un bronzer. Ok, nel video non si vede, ma Ninni è esattamente seduta qua, sopra la cappa della cucina, ovviamente. Loro non sanno come ci siamo conosciute. Io e Amy ci conosciamo da ormai 2 anni. Due sì. Anni quest'anno? 2 anni sì. Quest'anno? Sì. E perché siamo andate a vivere entrambe a Milano 2 anni fa ed eravamo coinquiline, assieme ad altre ragazze. Sì, eravamo... conquiline, ciascuno aveva la sua stanza, ma era super divertente perché sempre facevamo delle feste in fine settimana. In questi giorni mi spuntavano sempre su Instagram, mi ricordi? Mi è avuto un po' di nostalgia, direi, per tipo vedere film, mangiare popcorn, serie tv. Che in quel momento non si poteva fare niente, solo quello. È vero. Questa qua la volevo utilizzare come bronzer perché è abbastanza scurina e utilizzo sempre questo pennello del set. Buona, mi sa che ho esagerato un po'. Questo è troppo illuminante. Ma è carino, no? Tu sei sempre tutto con lo stesso pennello. Che hai fatto? Magari non si vede. Sfumalo
quelli pupazze che hanno... Ma mi è venuto in mente! Che se c'ho? Io faccio così con il mio, non viene così brutto. Perché infatti tu non scrive per niente. È due ore che vado così. È bueno. Sei sfumato? Più o meno. Dai, sì. Io passo al blush. Questo qua mi dicevi che è una marca famosa in Argentina, Arex. Sì, è per... sarebbe come qua la Vionic. È normale? Non lo so. Non okay. È che la uso tanto. Infatti. È perché io ci sono di... in generale rossa. Perché? Non voglio essere più rossa. Si è sbriciolata praticamente in un attimo. Adesso tu devi scegliere. Vuoi fare gli occhi, la palette? Sì. Io il tempo. Te ne ho messe di un... queste sono quelle un po' più nude, lì ce ne sono un sacco colorate. Ah, tu. Voglio provare con questi. Io vado con i fici di oggi. Quella lì gigante è piena di colori. Ah, no, ma quella ha rispetto. Ma in che senso? No, no, non la voglio rovinare. Ma va. Io oggi voglio andare sulle cose che non faccio mai, perché così imparo a usarle, vero? Certo. Per quello userò questa. Ah, che bella. È la palette di Revolution. Sì. Che look vuoi fare? Colorato, quindi? Voglio fare tutto tipo lila. Ok. Ma dai, questa l'hai usata però. Sì, visto. Bella. Tra l'altro mia questa palettina bellissima di Dior, che ovviamente è nuova perché non l'ha mai utilizzata. Cioè, vergognati. Ho capito. Ma i regali si usano, cioè no, non la uso perché, cioè, sarebbe, dai, mi sentirei in colpa. No, ma è che, per esempio, questi non so per che cosa servono. Sono coloni. No, ma dicono che sono per qua o no? Ah, sopracciglia, anche. Mi sa che utilizza anche Revolution, dai. E questa qua è la Jewel Collection. Io prendo sempre di Como un pennellino morbido e vado a sfumare dei colori chiari sulla piega. Che bello! Questo qua spira. Tra l'altro, se volete sapere appunto di più in merito a Como, al brand e tutto, vi lasciamo poi link nell'info box, così andate a spiare un po' il sito e tutto quello che volete. Poi, a parte di questi pennelli per il trucco, abbiamo dei prodotti per struccarsi. Esatto. Chi mi segue su Instagram già li avrà visti. Ah. Hai messo il blu? Sì, ma non mi piace. Bene. Andiamo benissimo. Mi sa che è troppo bello. Sta tipo la canzone quella che fa. Oh no. Sì, sono io. Guarda, mi hanno dato un pugno in occhio. È giusto che mi è successo. Prova a sfumarlo un po'. Ai no, che errore. Io non servo per queste cose. Ma perché l'hai messo fino a là? Non serve. Io oggi mi sentivo blu. Perché? Non lo so, mi sentivo la così. Camicia. La camicia. Che bello. Alla fine ho cambiato, guarda. Palette di Chiara Ferragni. Io ho detto, ci rassicura il primo colpo. Cagin rosa, sbrilluccicoso. Ho detto, Amy. Che quando l'ho aperto ho detto, ah, il colore è normale. È vero. E questo mi piace. Qua mi sento un po' io. Ah, è vero. Sembra la matita quella che usi tu. Non hai una simile? Sì. È per questo. Sto facendo un po' di trampa. Di? No, come l'ho progettato? Trampa. Tipo, sto imbrogliando. Ah. Tipo, faccio finta che no. Ok. Poi io e te avevamo fatto un altro video. No. Sì, a casa vecchia. Mi ricordo. Ma non so che fine abbia fatto, cioè alla fine poi non c'è mai stato questo video, non è mai uscito. Stai rubando i tuoi pennelli? Sì. Non so usare i tuoi. Stai barando, Amy. Che? Stai barando, ci stai imbrogliando. Sì, perché... Stai trampando, si dice trampando? No, essendo trampa. Stai essendo trampa. Io... sto. Ok, che bello, dai. Un po' simili, però... però valgono come due colori, dai. Va bene, mettiamo il rosa. Oh, che bonito. Mi piace. Io ci sto così. Per questa volta vado io.
solo per pettinarle, non se lo trovo. Questo qua. Lui. Oddio santo. E adesso provo il tuo mascara. È normale che si apra così. Sì, perché uguale è Lancome. Bellissimo. Comodo questo scovolino perché quando devi andare dall'altra parte non ti sbatte sul naso. Visto, super partito. Adesso labbra. Io ho tante opzioni qua. Apri tutti i colori che sono bellissimi. Allora, questo ce l'ho simile ma di Wycon. Identico in realtà. No, questo di MAC è un po' più scuro. Però quello di MAC costa il triplo, penso. Io dico, mi sembrano i rossetti di una che non si trucca. Cioè, spiegami. Sono bellissimi. Sì, perché io lo unico che facevo le labbra. Mettermi quelle. E basta. Abbiamo scoperto un altro dupe. Dai, provo lui. Dai. E io voglio questi. Tu sai che è uno dei più brutti che ho. Ah, mi piace. È colore da morta, di fare labbra cadaveriche. Bellissimo. Te lo giuro. Io lo voglio. Fai come vuoi. Io ti ho avvisata. Sembrerai una un cadavere con quello. Ma guardalo che ho qua. Non ho bisogno di più colori. Va bene. 2 seconds later. Ah, è tipo color caca. Te l'ho detto. Te l'ho detto. Te l'ho detto. Non mi hai creduto. Guarda, non si avvina. No, non si avvina. Perché lo tiene al contrario l'applicatore? Non mi viene più comodo. È studiata apposta per essere messo al contrario. Quindi, questi sono i look finiti. Siamo arrivati alla fine. Sei divertita? Sì, molto. Dopo Ninni che ci ha distrutto quasi tutta la stagione. Guarda che brava che è. Grazie per aver assistito a questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto date un occhio alla pagina di Emmy. Se volete vi lascio sia Instagram che il sito, così spulciate un po' e vedete cosa vi piace del brand. Noi vi mandiamo un bacione gigante, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie! Ciao!